Welcome to Second Reality. Live the life you've always dreamed. Be the person you always wanted to be. Welcome to your new life. Benvenuti in un nuovo episodio su Edu Games. E oggi, come vedete, siamo di nuovo su Yu-Gi-Oh! Il primo episodio è uscito ieri, per me, essenzialmente, quindi capite quando riesco a fare gli episodi a caso, proprio... A caso, quando ho tempo li faccio, se non ho tempo non ne vedete mai più nella vita. Comunque, tralasciando queste cose, dico solo una cosa, è andato fottutamente bene, anche perché tanti mi seguivano anche per Yu-Gi-Oh, quindi rientrando con Yu-Gi-Oh ho riacquistato la loro voglia di guardare i miei video, fortunatamente, però questo gioco, a differenza del Duel Generation, è molto più figo anche perché... 20 euro per un gioco in cui hai tutte le carte rispetto a 150 euro per un gioco in cui non hai un cazzo, preferisco questo, giusto per... Vabbè che devi avere una PlayStation, ma sti cazzi. Comunque, siamo qua nel menu principale, non perdiamoci in chiacchiere e continuiamo la campagna. Piccola premessa, prima di cominciare ad andare avanti con la campagna, farò una preregistrazione più possibile di tutti... le cose della campagna, quindi la campagna sarà tutta preregistrata principalmente per il semplice motivo che se no non finiremo mai ecco, no, non è tanto perché non finiremo mai, anche perché se esce un episodio alla settimana non finirò mai nella vita, perché ci saranno 150 duelli, però ok, però è più che altro per gli spacchettamenti e tutte le modalità dopo, anche perché devo sbloccarle e in più devo anche avere dei soldi da parte per comprare le carte, se no come faccio a fare i duelli o multiplayer? Questo è il senso. In ogni caso, cominciamo subito. E se ancora tu robot, che strano, ma va bene. IFN8 si chiama. Ti chiamerò Gigi. Perfetto. Dopo la vittoria contro Seto Kaiba, Yugi rimase perplesso quando ricevette un pacchetto da Maximilian Pegasus, il creatore di Duel Monsters. All'interno della scatola c'era una videocassetta. Yugi inserì la cassetta nel videoregistratore e il volto di Pegasus appare sullo schermo del televisore. Questa magia nella videocassetta. I video di YouTube nel mondo reale. Vi faccio vedere subito. Saluti piccolo Yugi, sono Maximilian Pegasus. Ho sentito alcune cose terribilmente interessanti su di te. Terribilmente interessanti. Comunque mi piace questo taglio emo che è Pegasus. Ottimo. La tua impressionante vittoria contro Seto cambia. Cambia la tua vita, Seto, perché. Mi hai incuriosito a tal punto che ho deciso di indagare personalmente le tue incredibili abilità da duellante. Non so se è propriamente italiano, ma ok. Proprio qui ora faremo un duello speciale. Improvvisamente un'arcana magia congelò il tempo in modo che nessuno potesse muoversi tranne Yugi. Questa dimensione oscura in cui ci troviamo è conosciuta come Regno delle Ombre, un luogo mistico dove incredibili mostri possono essere evocati e l'impossibile è possibile. Quindi Pegasus vince sicuro. Dimmi Yugi, credi che ci sia magia in queste carte? Non lo sai, tu hai inventato questo gioco? Non lo sai. No, vabbè. Che cosa se dico che non l'ho fatto? Nei tempi antichi gli egiziani chiamavano questo gioco il gioco delle ombre. I potenti faraoni facevano duelli mistici in altre missioni, proprio come lo stiamo facendo ora. Invece di usare delle carte hanno combattuto con mostri reali e magia vera. Le forze magiche erano così potenti che gli egiziani persero il loro controllo e a poco distrussero il mondo intero. L'apocalisse degli egizi. È una bella storia, ma questi mostri non possono essere reali. Questi mostri sono molto reali e pericolosi. Yugi, ragazzo mio, sei davvero divertente. Sei così provocatorio, ma tuttavia impotente. Sei praticamente senza pene e non puoi fargli curare perché sei impotente. Mi dispiace per te. Tralasciando queste cose sessuali, sì, lo so. Completamente all'oscuro del potere del tuo puzzle del millennium. Yugi guarda il puzzle miseria che portava al collo, che è tipo una delle collane più pesanti e grosse del mondo, però lui se lo porta al collo con una catena del cane. Praticamente quella là è quello per tenere fermi i bulldog, però va bene. Il potere del mio puzzle. 5.000 anni fa un potente faraone imprigionò la magia dei giochi delle ombre in 7 mistici oggetti del millennio. A caso si rifà, mostra così. Quello sotto con le punte è quello di
Marik mi sembra, è un figo quello, comunque. Sette oggetti, stai dicendo che il mio puzzle è uno di questi oggetti? Forse sì. Sì, ci sono, ma energie mistiche bloccate all'interno. La magia potrebbe cambiare la tua vita per sempre. E se tu solo potessi sapessi come scansarla, come scatenarla. Mentre i due duellavano, Pegasus conosceva ogni mossa che Yugi stava perseguendo. Nonostante questo svantaggio, Yugi utilizzò tutte le sue abilità e fu vicino alla vittoria, ma non riuscì a finire la partita nel tempo concesso. Oggi ho compreso le tue abilità, Yugi Muto, e quando dueleremo di nuovo, giocheremo per qualcosa di veramente impotente. Nel cartone, diciamo, chiamiamolo cartone, anime, come cazzo volete, essenzialmente Pegasus aveva un misterioso coso che riusciva a vedere sotto le carte, tipo aveva i raggi X nell'occhio. E l'unico modo per vincere, Yugi prese l'ultima carta a caso, senza guardarla, e la giocò. Ed era tipo la carta per vincere, però lui aveva una carta trappola che lo bloccò, e quindi ecco. Anzi, no, si fermò il tempo, quindi si bloccò. Vabbè. Basta con questi giochi. Stiamo giocando Yu-Gi-Oh! Porca puttana, anche te, Yu-Gi-Oh! Tu presumi che io ti stia dando una scelta in proposito, ma ti sbagli di grosso, perché anch'io possiedo uno dei sette oggetti del millennium, l'onnipotente occhio del millennium. Eccolo qua. Occhio del millennium. Praticamente gli si è tolto un occhio per mettersi un occhio di vetro. Grande. Proprio così, ragazzino, ti mostrerò la vera potenza della sua magia. Guarda che faccia tenera che ha Pegasus quando fa questa faccia da coglione. Comunque, ho scoperto che non... che con l'incentivo giusto chiunque può essere forzato al mio gioco. Il potere dell'occhio del millennium fu diretto contro il nonno e la sua anima fu assorbita. Yugi poteva solo guardare con orrore. Ah! Yugi! No, no! E lui si è ritrasformato intanto. Dureremo di nuovo, Yugi, altrimenti come potrai recuperare l'amnina di tuo nonno? Yugi non aveva altra scelta, doveva competere nel torneo del regno durante il Pegasus per poter recuperare l'anima di suo nonno. Praticamente è uno struzzo. Nel regno dei Duellanti ogni duellante riceveva due Star Chips che potevano essere scommesse prima di iniziare il duello. Dopo aver raggiunto 10 Star Chip, il duellante guadagnava l'ingresso in finale competendo nel grano di 3 milioni e la possibilità di duellare contro Maximilian Pegasus. Per il suo primo duello, Yugi affrontò il meschino Brushy Haga, un duellante che Yugi già conosceva. Durante il viaggio all'isola, Brushy prese le preziose carte Exodia, sto stronzo di Yu-Gi-Oh!, di Yugi, e le gettò in mare. Quindi non possiamo più vincere con Exodia, e questo mi dispiace. Così quando raggiungerò l'isola, Yugi lo inseguì nel bosco. Benvenuto, dice il ragno della mosca, sei caduto nella mia trappola. Brushido, perché hai distrutto le mie carte Exodia? Che questo qua si chiama in Duel Generation in modo totalmente diverso, ma ok. Non puoi metterci su una pietra? Faccia da coglione. Brushido, è il momento di scoprire se sei bravo a duellare, come lo sei a scappare. Stavo fuggendo o stavo tessendo la mia tela? Lo vedremo. Come fa a tessere la sua tela col culo? Comunque spero che la webcam sia giusta, nel senso che sia nella posizione esatta per evitare che nasconda tutto il mondo, perché sennò è un disastro. E ovviamente l'ho messa proprio in mezzo al cazzo, vero? Ho perso, quindi lui inizia per secondo, sto figlio di puttana. E... versus. Ma va... Dai che si duella. L'ho messa... Beh dai, l'ho messa giusta. Devo dire che l'ho messa giusta. È un po' ancora tra le palle, però non posso mettere ancora più a destra, perché sennò mi si cancella e mi va dietro allo schermo, non so perché. Però devo... Ah no, non devo arrendermi e devo giocare. Allora, distruggendo le carte magia sul terreno, infliggendo 5 ogni giocatore durante la sua standby piece. Distruggendo le carte magia sul terreno, inoltre infligge 500 di danni nei points. Questa è molto figa. Tutti i mostri tipo dinosauro, zombie e roccia. Questo è dinosauro, questo è roccia, questo è demone, non c'entra un cazzo. Però allora, posiziono questo. Questa qua non l'attivo perché non so. Lui ha mostri tipo insetto, quindi non ci dovrebbero essere problemi con questa. Quindi l'attivo e vaffanculo. E abbiamo una carta terreno. Perfetto. Così aumenta anche la difesa di 200, così ha 2200 di difesa il mio mostro. Very good. Spero che non mi abbia sentito, perché sennò... Quando questa carta viene distrutta in battaglia mi è andata bene? Oh, fuck. Vabbè. Cazzo. Hai fatto il miracolo, signore. Lol. Finalmente. Riscatta le carte e scartane due. Vai. Dio santissimo. Quante stelle ha? 6, posso evocarlo. Però è demone, cazzo. Butto via questa e butto via questa. È un rischio perché ho buttato via due mostri molto interessanti, però. Allora, evochiamo lui. Sì.
evochiamo al posto suo. Però voglio vedere la sua carta qua cosa fa. Ha solo un equipaggiamento. Boh, perfetto, è questa. Puoi evocare specialmente inferiore al tuo deck, ok. Evochiamo anche questo. E glielo diamo a lui, sti cazzi. 3200 d'attacco. Posso utilizzare questo, però con lui no, essenzialmente. Quindi andiamo in Battle Peace e distruggiamo lì quella falena di merda e vaffanculo. 1700 punti di danno. Stronzo. In realtà nel gioco, su Yu-Gi-Oh! I punti erano solo 2000, quindi già 1700 erano morti praticamente, ma ok. Lui ha evocato un mostro da 2000. Vabbè, non è un problema, ne abbiamo uno da 3000, sti cazzi, scusatemi tanto, eh. Ma aspetta un attimo, cosa che faceva questo? Tanto questa carta viene mandata al terreno al cimitero del ah, ok. Però posso farla tornare al cimitero. Vabbè. Cambio del turno, pesco un mostro, grazie. Grazie, guerriero bestia, non serve un cazzo. Vabbè, evochiamolo. È un po' brutta come cosa, ma evochiamolo. Ma aspetta, lui ha evocato un mostro di livello 5 perché aveva 1500 d'attacco. Ecco, le carte sono utili, tra virgolette, con questi, però vabbè. Battle Peace. Allora, attacco questo con questo, così ce lo togliamo dalle palle. Provo con questo, ma mi sa che, infatti, vaffanculo. 1100 punti ho perso. 1000, dove 1000? Forse devo usare il corno. No, no. Va bene il corno così. Terraformare, sto stronzo, mi vuole distruggere quella carta. Ma è scemo, perché se mette quella mi dà anche a me. Insetto guerriero, guerriero beh, mi dà le carte anche a me, è un pirla. Vabbè, oltre ad essere scemo così, però vabbè. Ok. Aspetta. Da quando in quale due carte terreno posso... Ah, è vero, dall'evocazione Pendulum. Vero, me lo ricordavo. Adesso le carte terreno non si distruggono a vicenda, ma stanno insieme tutte e due. Vabbè. Lasciamo stare. Allora, questo mi sembra che non posso distruggerlo. Anzi, quando questa carta è equipaggiata, eh? No. Aspetta. Vuoi equipaggiare una carta con questa carta come merda magica quando questa carta è equipaggiata? Ah, vabbè. Una cagata. Battle Peace. Quel mostro là è in attacco, quindi sei anche un coglione a metterlo in attacco. Comunque, finiamo il turno, perché sì, essenzialmente. Sì. È scemo, cioè ha messo in attacco un mostro di 200 d'attacco. Va bene. Vabbè, vabbù, 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 vabbù. Vogliamo essere stronzi come al solito. Mettiamola lui. Non serve assolutamente un cazzo perché... Oh, ho sentito rumori strani provenire da... Attacco, attacchiamo lui. Non mi fido della carta coperta, penso che sia un altro bozzolo del cazzo là. Badem, 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 badem. Mi mette carte coperte, non riusciamo a scalfirlo, porca miseria. Fermi tutti. Arrivano mail a caso, voi sentite rumori a caso del mio computer. Ottimo, grazie. Grazie, notifiche di internet. Vaffanculo. Allora, vorrei utilizzare quelle carte là. Però non mi fido. Allora, questo è bozzolo sicuro. Cazzo no, che culo però. Gli ho distrutto piccola falena, là, di merda. Vai così, vai così. Due mostri in meno, figli di puttana. Ottimo, ottimo, ottimo. Al prossimo turno gli faccio il culo. Prossimo turno gli faccio il culo. Vai, 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 vai. Metti il mostro, dai, su, metti il mostro, figlio di puttana, eh. Metti il mostro, figlio di puttana. Perfetto. Allora, provate a calarlo con quello là, ma non sono sicuro che... Dammi un pesca mi mostro. Ottimo, 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 ottimo. Questo posizionamento perché l'attacco non ce l'ha. Andiamo di Butterbeast. E attacchiamo con questo. Speriamo, speriamo, vaffanculo. 300 di danno mi ha fatto. Porca puttana. Beh, il prossimo turno gli evoco Mago Nero. Gli cazzo una di quelle morti proprio cattive. Aspetta che ho il ciuffo che cade qua. Vabbè. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Droopy. No, adesso non so più che scegliere. Mago Nero mi sa perché quell'altro ha 2003. Vuoi usarlo come tributo? Sì, questo e questo. Col cazzo che avevo grottesco evocato. Via via via. Metti questo. E adesso facciamo uno dei danni più grossi del mondo. Tipo questo. Attacco, attacco. Spero che non sia
Porca merda. Che brutto figlio di puttana però. Lo sapevo che aveva quell'insetto di merda. Wow, bitch. Non mi ricordavo che avesse le animazioni. Capito? Le animazioni. Comunque, abbiamo distrutto l'insetto proprio potente. Però adesso sono ancora in largo. Cazzo, che palle, sono duelli troppo lunghi. E non ho un mostro per attaccare, questo è il problema. Queste cazzo di carte me le da sempre queste, perché adesso me le mette in cima al deck. Tutte e due, quindi ce le ho tutte e due. Per due turni non pesco mostri praticamente, vaffanculo. Però distruggiamo. Vabbè, per tutte le evocazioni. Vabbè, ho capito. Guardate la mano monca che ha, è tipo coi diti storti. Coi diti storti, non si dice, con le dita storte. Ma noi diciamo diti perché siamo Akam. Comunque, che palle. Adesso pescherà un altro stronzo di corno di merda. Almeno io ho il corno, lui avrà messo un altro insetto mangia uomini di merda. Sicuro come l'anno della Bat Peace. Il problema è che se il mostro mangia insetto. Mi sono calati sudori addosso, capito? Perché se era un altro insetto mangia uomini ero fottuto, perché lui poteva attaccarmi per due turni, perché i due corni di merda mi ritornavano in mano. E chiamano. Ma uffa, no. Perché dovete chiamare sempre? Oh, finalmente il lupo. Evocazione. Però la rischio alla fine, perché questa qua. La porca puttana Eva. Forse devo attaccare prima col mago nero e poi attaccare con lui. Faccio due attacchi sto primo. Strategia, mano, strategia DJ. Strategia. Vaffanculo. Adesso uso la strategia, attacco col più forte e poi distruggo col più piccolo. È l'unico modo. Oh, e allora ho vinto. Ma uffa, volevo fare una strategia bella. Non me lo permetti. Vaffanculo. Ma io evoco, mostra il suscitato. Ed evoco. Posso evocare lui? Posso evocare... vabbè, evoco lui. Così la facciamo cattiva, come cosa. Attacco, ovviamente. Cioè, puoi anche mettere... Bat-Piece e attacco! E ovviamente non si può non fare un attacco diretto con Mago Nero, cioè. Però non fa l'animazione Mago Nero, sto stronzo, però ok. Victory for Vakion! È finita, ho vinto! Stronzo! No, è impossibile, MFLN è imbattibile, non è neanche evocata, figlio di puttana! Nuova campagna sbloccata! Oh merda, la signora Arpia, quindi molto good! Yu-Gi-Oh! L'ultima grande falena, Bushido, adesso posso usare il nuovo deck, posso usare il booster pack di Slay, che trovo tutti gli insetti di merda. E bla bla bla, perfetto! Quindi per questo episodio è tutto, gli episodi ne faccio un duello per episodio, perché sennò arrivano di 30 minuti e voi non li guardate, questo è il problema. Quindi faccio un episodio alla volta, faccio un duello alla volta, sennò è un disastro. Prossimo episodio andremo a fare la signora Arpia, come ho detto saranno preregistrati per ovviamente andare a sbloccare tutti i duelli strani, draft, i cose strane, i multiplayer essenzialmente, quindi very good. Noi ci vediamo al prossimo, vi ricordo se c'è un bel mi piace, iscrivetevi al canale, naturalmente non posso farlo qui.